Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Oath of Gatewatch. Nello scorso episodio purtroppo abbiamo dovuto picchiare Nissa nei panni di Obnixilis. Vediamo come si evolve la situazione, nel senso che i Planeswalker sono prigionieri. I Planeswalker cercano inutilmente di divincolarsi dalla presa del demone, ma proprio quando sembrano sprofondare nelle tenebre compare una vampata di luce. La piromante Chandranalar, infatti non si era par più parlato di Chandranalar, è giunta per aiutare i suoi compagni Planeswalker ed è pronta a lottare per Zendikar. Perché la luce? Chandra è il personaggio che mi fa più schifo di... Vabbè, cioè abbiamo dovuto picchiare Nissa, che è il personaggio che preferisco, e dobbiamo impersonare Chandra. Allora... Sì, no, mi sembra abbastanza... E qua. Ah, non ho letto neanche cosa fa. Attacca, puoi pagare. Se lo fa questa creatura, una creatura bersaglio non può bloccare. Ottimo. Allora, tocca a lui. Non giocare niente, così vinciamo. Che dici? Ottimo. Ha seguito il mio consiglio. Allora, non possiamo giocare un Kaiser. Abbiamo due Fochista Caldera Carbonaion. Che bello. Ah, ma tra l'altro Giuramento dei Guardiani è la versione italiana di Oath of Gatewatch. Giuramento dei Guardiani. Quindi questa è una... ipotizzo che sia una carta uscita per Giuramento dei Guardiani. Quando il Fochista Carbonaio entra nel campo di battaglia, se l'hai lanciato dalla tua mano, aggiungi 3 fuoco alla tua riserva di mana. Ah, bello. E qua dice... Lo segno di Chandra infligge 4 danni a una creatura bersaglio e 2 danni al controllo di quella creatura. Mi ricordo quando avevamo fatto la campagna di Origins. Ondata 1, un fuoco. Puoi lanciare questa magia se, per il suo costo di ondata se tu o un altro compagno di squadra avete lanciato un'altra magia in questo turno. Ah, ok. La salva di massa infligge 4 danni a una creatura bersaglio. Ottima cosa. Però noi adesso attacchiamo con il nostro bellissimo. E non c'è nessuno. Ah, ma cliccando a vuoto lo saltava? Non pagare. Forse anche lo scorso giro potevamo non farlo. Lo scorso episodio. Ragazzi, io sono un po' un abbo con queste cose perché non gioco tantissimo a Magic. E quindi... questa è una... terra incolore. Wow. Mai visto? Che come si chiama? Scusa. Parassita del massacro. Ah, al costo di una incolore, tocco letale fino alla fine del turno. Continua. Ah, distesa si chiama. Che vuol dire niente, distesa. Quindi al costo di un mana incolore. Lui è tocco letale, non mi piace sta storia. Perché non posso giocare potenza bruta? Prende più 3, più 1. No, aspetta, forse perché non ho abbastanza mana. No, ne ho 2, perché non me lo fa giocare? Una creatura bersaglio prende più 3, più 1 e a travolgere fino alla fine del turno. Ma non mi conviene ora come ora. Tanto non... Sì, forse può bloccare. Può bloccarmelo. Ah, però io uso. Sì. Io uso la sua abilità e gli dico: ehi, guarda che tu non puoi bloccarmi. Questa. Paga. Effettivamente avrei potuto usare potenza bruta, ma mi sembrava un po' sprecato così adesso all'inizio. Anche se è vero che i mazzi rossi dovrebbero andare abbastanza sul rapido. Vacuità, questa carta non ha colore, ok. Puoi pagare una creatura, cioè un mana e un mana in colore. Se fai un avversario, bersaglio, sacrifica una creatura. Cribbio. A volare però non può bloccare e io devo sacrificare una creatura. Quindi è il mio unico povero goblin delirante.
Ah, non ha pagato, non lo devo sacrificare quindi. Boh. Ho capito bene. Allora, Zenio Chandra. No, ma questo. Fuochista Calderà, anch'io non sarei andato su questo. Se l'hai lanciato dalla tua mano, aggiungi 3 alla tua riserva di mana. Che vuol dire che non posso giocare l'altro, ma posso tipo giocare qualcos'altro. E tipo potenza bruta. Ma sì, giochiamo potenza brutta sul Goblin delirante, dai. Tanto visto che avevamo quel mana in più. Ok. Ho capito. Attacco con questo. Ah, ma non ho più rosse da usare per pagare per... No, ah, vabbè. E l'ho perso, stupido che sono. Ah, non ha bloccato. Meglio così. Meglio così. Potevo uccidermelo effettivamente. Perché non avevo la possibilità di dirgli, ehi, non bloccarmi. Un avversario esilia due carte dalla sua mano e perde 2 punti vita. Ma porca miseria. Sacrifico queste due perché ho bisogno delle creature. Porca miseria. No bueno, no bueno. Quello a volare, quindi chi lo ferma più? Non stiamo andando bene. No, 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 no. Cos'è? Giovane piromante. Ogni qualvolta lancio una magia istantanea, metti sul segnalino pedina creatura elementale. Metti sul campo di battaglia una pedina creatura elementale 1-1 rossa. Allora, però se gioco questo mi dà 3 mana. Quindi giocherei questo e poi il giovane piromante. Così posso giocarli entrambi. Mentre invece se gioco prima il piromante, non posso giocare il fuochista calderaio. Allora, attacca. Attacca con questo. Lui non può spendere il coso per renderlo invincibile. Cioè per renderlo con tocco letale. Quindi devo sempre fare attenzione a questo che può prendere tocco letale, perché... Ok. Ok, ora vediamo un po' come si evolve la situa. Dobbiamo fare in fretta perché il mazzo rosso è rapido. Io tendo sempre a dilungarmi parecchio per essere certo di avere una supremazia e non rischio mai. Oddio, questo brilluccica pure. Cribbio! Oh, santi nomi, mi serviva quella che ho esiliato a sto punto. Come lo tiro giù quel 5-4 se non ho una roba così violenta? Sono messo male, questa la vedo molto male. Goblin tracciatore, ma cosa me lo faccio? Non so che porcheria fare. Non ho neanche mana per poter usare l'abilità di questa. Per impedire al demone di bloccarmi. Salto, conviene. Ah, lui perde un punto vita e pesca una carta. Ok. Attacca. Lo farà con questo, vola. Quello vola. Mi attaccherà con entrambi. Attacca solo qua, perché con quello vuole difendere, effettivamente non è stupido. Ho bisogno di qualcosa con cui poter distruggere questo demone. Convertitore di Kozilek. Paga un punto vita e aggiungi uno alla tua riserva di mana.
sono messo molto male. Lui dice attacca con quello e con quello. Quello può essere bloccato solo da due. Lui non può bloccare. Però può comunque stendermelo. Esatto. Gli faccio perdere il parassita, ma il convertitore mi uccide. Cribbio, sti ratti del tifo! Mi uccide quello. No, 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 questa è andata. Non ho alcuna possibilità. Come faccio? Guarda, mi toglie 7 a turno. Tentativo disperato, mi serve bene. Come costo addizionale per lanciare il tentativo disperato, scarta una carta. Pesca due carte. È un tentativo disperato, vediamo che cosa mi viene. 3 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio. Allora io dovrei infliggerle al giocatore bersaglio. Beh, innanzitutto gioco questa. Devo rischiarmi a tutto, non posso attaccare solo con questo, Cribbio. Se attacco solo con quello ho perso, perché poi lui mi attacca con quei due e ciccia. Devo dire che lui non può difendere. Ora lui probabilmente bloccherà con i ratti. E infatti. E perdo comunque. Infatti è andata. Ah no, mi ha fatto pescare. Aspetta, 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 aspetta. Non me ne faccio niente. È andata, ragazzi, è andata. Porca di una miseria. Mi fossi tenuto l'altra. Mi fossi tenuta. Tenuto. Questo. 4 e 2. Tu tirare giù il demone. Al posto che giocare al fuochista calderaio. Carbonaio. Ciurma. Sbagliando si impara. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Io vi saluto. Ah, vi ricordo che c'è anche una pagina Facebook in cui ogni tanto aggiorno sui cambiamenti di programma o i prossimi video in uscita. E il link è in descrizione. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!